Ciao a tutti ragazzi, Agua qui con un commentary su Nautilus stavolta, visto che era da un bel po' che non facevo un video su di lui. Sì, lo so, dovrei fare video anche su altri champion, ma devo impararli prima. Quindi, ok, sto usando Nautilus, rune masteries e skill come al solito sono in descrizione. E vorrei spendere due parole sulle rune, visto che sto usando AD e Attack Speed. In questo modo posso migliorare un minimo il mio jungle clear, specialmente per la prima loot, e uso 9-21 di Masteries come conseguenza per prendere l'extra AD. Si può usare anche con le Moon Speed, perdendo però un po' di danno e andando ovviamente 0-21-9 per prendere anche la Moon Speed. Inutili, ma sono strettamente scelte personali. Vedete, provate, vedete come vi trovate, prendete quello che preferite. Per quanto riguarda Nautilus, è un champion ok, nel senso che ride bene, e con questa skin è worth solo piccarlo per vedere come ride. Ma per il resto ha una jungla abbastanza lenta, come sapete. La W ha un cooldown assurdo. E abbiamo il piccione support che deve stare zitto, se no non riesco a parlare. Quindi faccio il mio blu. Ricevo anche un ottimo pull, devo dire. Nautilus è un champion che tanca decentemente perché alla fine ha solo uno shield, che è tutto il suo damage output. Quindi una volta partito quello finisce anche il suo damage output. E ha degli ottimi CC, ma fa poco danno. Quindi ora come ora nel meta si preferisce gente che faccia buoni danni e tanchi decentemente. Invece Nautilus tanca decentemente e porta buon utility. Invece i danni fanno abbastanza schifo. Allora, in questo game in particolare, ho deciso di non portarmi a gankare nessuna lane a livello 3 perché il nostro early game su tutte le lane fa cagare. Abbiamo Poppy top, schifo, Veigar mid, schifo, e loro hanno un jungler che è Pantheon, che a livello 3 e 4 è uno dei più forti. Quindi per questo motivo mi porto a farmare e basta. Fortunatamente Veigar non si fa gankare e la nostra top prende la First Blood. What? Come? Poppy contro Nidalee preso First Blood. Forse ha discato. Quindi ora sono livello 4 e posso addirittura permettermi di fare il bullo e andare su Pantheon e picchiarlo. Come vedete posso fargli più danni di lui perché ho un livello di vantaggio. Ora recallo, urdo prima il recallo, prendo la mia Quillcoat, Boots, cambio Trinket e mi porto verso a fare i miei raid. E a wardare la midlane. Quindi wardo la midlane, mettendo la ward nel solito brush. E vedo che c'è un Pantheon che è completamente fuori posizione perché la loro mid lane missa e noi abbiamo la zona wardata. Quindi pingo a Veigar di venire. Lo grabbo, lo picchio. Veigar sta arrivando. Ci mancherebbe magari una Poppy che dovrebbe arrivare. Quindi pingo. Non arriva. Pingo di nuovo. No, no. Poppy. Niente, non arriva. Io quindi muoio da Pantheon. Pantheon double kill. Quanto è un double kill che ha corso nel modo più stupido possibile perché si trovava qui. Avrebbe semplicemente potuto scappare da questa direzione o da questa direzione. Invece no, è andato top. Ha forzato un 3v2. Che poi, vabbè, è stato un 2v2 in realtà perché Poppy non è arrivata. E ha preso una double kill. Quindi sono triste. Prendo una pink. Faccio il mio rate. Pinco. Vado a fare i miei raid. C'è il mio blue up tra poco. Lo darò a Veigar visto che Nautilus non ha tutti questi problemi. Non ha problemi di mana, anzi. Lo lascio a Veigar il blu. Vado ai miei raid. Faccio il mio raid. Pantheon è già a livello 6. Visto che adesso. Sì, adesso farà il. Eccolo qua. Fatto il red senza lo smite. Ulta mid, visto che è già a livello 6. E prenderà un'altra kill. Addio, Veigar. Quindi Pantheon 3-0. Per la rabbia vado top. E ulto Nidalee. Prendo un assist. Pusho la lane, così almeno lei perde exp e farm. Visto che non ha il TP, ma l'ignite. E ho pingato a Veigar, che c'era Pantheon ai nostri Wraith, visto che è stato scoutato dalla nostra ping. E gli ho ripingato perché era qua Pantheon. Lo sapevo che era qua. E lui è rimasto mid. Quindi un'altra kill a Pantheon. Cazzo, anche l'Exhaust, poveretto. Avevate paura che vi one shottasse a tutti e due? Veigar da solo? Dovevi exhaustarlo per forza. Boh. Prendo il farm mid, prendo i lupi. Prendo il white e mi dirigo bottom, visto che non voglio andarci mid.
sta antipatico. Tolgo la ward e vedo che Velkogs overextenda. Spreco la mia ultimate. Ho un overkill, ma it's ok. Avrei potuto fare i mobility, ma visto e considerato che il loro jungler si è fidato così tanto, preferisco farmi un minimo di item. Quindi vi dirigo bottom perché ho paura che Pantheon possa ultarli. E non lo so, il pappagallo si è suicidato. Non lo so, si è proprio ammazzato, cioè da solo. Boom, Arachiri. Vado verso mid, consapevole del fatto che potrei essere ultato violentemente da Pantheon, ma ci voglio provare a gankarlo. Il Pantheon non ulta né counter gank e noi prendiamo una kill. Buono. Anzi, Pantheon era del loro Wraith, cioè avrà visto anche tutta la scena, ha detto fuck that. Non ulto, non salvo il mio teammate. Faccio il mio blu, visto che Veigar non vuole prenderlo. Prendo la Sightstone, che è un ottimo item su Nautilus. Cioè, considerato il fatto che scala bene in HP con la sua W, e siccome è un jungler utility, sfrutta bene la map pressure e la map presence, è buono avere delle ward extra. Quindi ritorno top e la riulto. Le mie gank top sono state arrivare dal fiume, ultarla e andarmene. Questa è stata la mia presenza top lane in questo game. Veigar, poveretto, viene rigankato mid. E ormai Pantheon fa dei danni imbecilli. Cioè, tre Doran Blade, tre Longsword. Quindi lo one shot al poveraccio. Io prendo il farm mid, schivando tutte le Q di quell'antipatico di Galfus. E vado verso bottom. Vado bottom, tolgo la ward. Loro vanno back, giustamente. Io wardo. Vedo che non c'è il loro mid, quindi potremmo fare il Drake. Wardo tutta la zona intorno al Drake. Questo e questo è lo spot essenziale per fare il Drake. E loro l'hanno anche wardato, però non avendo la loro mid lane noi possiamo farlo tranquillamente. Oltretutto la nostra bottom lane stava pushando, quindi questo Drake è stato abbastanza free. Anzi, hanno pure sprecato l'ulti di Karthus. Andiamo verso mid, a holdare la lane. Abbiamo visto che c'è un cacchio di Pantheon lì. Passiamo dalla mid. Io grabbo male, grabbo Karthus. Avrei voluto grabbare Pantheon, ma vedo che Pantheon poi si gira su. What the fuck was that? Perché si è girato su Veigar? Il Pantheon si è suicidato, ma la kill l'ha presa al pappagallo, che è il support di questo game. Quindi, vai. Meglio di niente. Mi faccio un po' di MRS, visto che ho un po' di paura di Karthus. Il suo late game. E lag. Non so perché ci è venuto a trovare Pantheon, ma ok. Io flasho per grabbare Karthus e gli forzo il flash anche a lui. Decente. Scambio di summoner spell. Celebrate. Ah, mi sono fatto la Cloth Armor. Non fatela, perché volevo fare i dabi in questo game, ma poi ho realizzato che sarebbero stati abbastanza stupidi contro tre persone che fanno danno magico. Sono Karthus, Nidalee e Velkogs. Cambiate idea. Ho fatto la Cloth Armor, la terrò lì la Cloth Armor per il Frozen Heart eventuale. Quindi vado bottom. Vedo che c'è anche Pantheon, quindi ok, flash. Buono. Velkogs urta. Io grabbo Pantheon, ma vengo bloccato poi dal muro. Quindi continuiamo a fare avanti e indietro. Il pappagallo ancora una volta si suicida. Io grabbo un minion. O non so cosa. Beh, fatto sta che ho ulto Graves, che era quello su cui avevano tirato tutta la roba. Poppy prende una kill. Io ne prendo un'altra. Diamo un attack. E decidiamo di rimanere qua. Sneaky. Grabbo Pantheon. Purtroppo lui flasha. E poi prendo un'altra kill per poi morire da lì. Nel frattempo Nidalee top continua a pushare. Maledetta. Io tolgo la ward, me ne vado. Il drago è tra 20, quindi ho il tempo per recallare. Prendo la Giant's Belt per avere HP extra, visto che con la Cloth Armor ci potrei fare solo il Glacial Shroud. E preferisco avere un po' più di HP ora come ora, visto che sono l'unico tank in team. Beh, Poppy all'ultimate, però cioè, non la focusseranno, quindi voglio avere un po' di HP in più. Le stazze alla fine ce le ho per tankare. Mi sto intorno al Drake.
Karthus si fa trovare fuori posizione. Lo snaro, lo slowo e viene deletato la Veigar. E potremmo fare il Drake anche se siamo low HP. Però vediamo che c'è Pantheon lì. Quindi il pappagallo viene ad aiutarmi. Vieni, vieni, vieni che lo prendiamo. Lo slowa, lo no K. Io gli tiro tutto perché deve morire. Quindi ora che il jungler avversario è morto possiamo comodamente farci il Drake. Non c'è nessuno che venga a romperci le scatole. Do il blu a Veigar e farmo ancora un po' perché mi servono un po' di soldi. Faccio il Glacier Shroud. Mi manca poco al Frozen Heart, che è veramente un buon item su Nautilus. Cioè porta utility e ti dà cooldown reduction. Quindi è veramente, è veramente veramente ottimo per cappare il cooldown reduction, avere la W al più presto possibile. Oh shit. Ok, 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 me ne vado. Però prima prendo il break. Worth. Blue team's turret has been destroyed. Oh, stiamo fightando lì? Ok. Manco la Q di pochissimo. Poppy, madonna. Guarda come è incazzato Poppy. Non posso, ci sono i minion. Quindi andrò su Vel'Koz. Andiamo su Vel'Koz. Lo one shot a Veigar. Wow. Fate bene danno con Veigar. Oh, Graves si unisce alla festa, lo ulto e muore. Arriva anche Nidalee. What the fuck? Ma stanno continuando ad arrivare uno per uno. Oddio Poppy, cosa stai facendo? Ma perché? Quindi vado back. Ho il mio Frozen Heart. Adesso sono invincibile. Quindi da questo momento in poi nel game io sono immortale, perché ho un sacco di stats, un sacco di HP e ho il cooldown reduction cappato. Quindi ho sempre le stamone, ho sempre le spell up praticamente. La W a quanto ha di cooldown? 10.8. Oh mio Dio, ho mancato l'ancora. Sto qui. C'è Nidalee che mi picchia. Io la ulto a caso. Manco la Q perché ho laggato. Rimango qua a ridere. Yeah. Nel frattempo Poppy pusha top indecentemente. Perché sono ancora qua? Perché il team avversario è ancora qua? Ok, grazie. Poppy prende la torre e io prendo il blu involontariamente con la mia W che fa da un overtime. Ovviamente in team fight ce ne dovrebbe essere uno a breve. Quello che vorrete fare è ultare il target chiave. Ok, what the fuck. Ultare target chiave, magari ultare tipo Graves, vedi? Tipo Graves è ultabile. E Poppy lo uccide. Ultate i target dietro in modo da far non cappare anche tutti quelli che ci sono davanti. Però in questo modo stunnate solo quello dietro e non stunnate i target che potrebbero essere pericolosi per il vostro team. Cioè in questo caso se ho Pantheon ultabile userò sempre solo lui, perché è quello più fiddato nel team avversario. Qui laggo di nuovo. Fortunatamente Tristana è red, quindi prende la kill. E ne facciamo una torre, due torri forse. Ok, inhibitor. Anche lì. E adesso dobbiamo scappare perché potrebbero forzare un Baron loro. Ok, no, fuck this. Facciamo anche il break. Vado back col Banshee, che cioè mi copre i piedi, ma è ok. What the fuck. Dovrebbe essere un po' più grande, no? Sono un palombaro. Vado a fare Mivrate. Azir. Ma perché vuole sempre ammazzarsi quel tizio? Quindi io mi picco con Pantheon. Oh, non vale però. Era un 1v1 questo. Quindi il pappagallo è morto dall'ulti di Karthus. Io vado a fare il mio red. Non so, Tristana non lo vuole, quindi lo faccio io. E Poppy si porta a ammazzare Nidalee ancora una volta. Usciamo mid. Oh, oddio, perché ci sono due... What the fuck? Vedo che c'è un Karthus che si sta muovendo. Taglio la strada, lo grabbo, lo slowo, lo snaro, lo ulto. Wow, tutto che ho tirato. E inseguo Pantheon che va nel brush. Io laggo e manco la Q. Sia su di lui che sul muro. So solo io come ho fatto. E Pantheon può. Wow.
Quindi ci portiamo mid a prendere un altro inhibitor. Vegar manca lo stun, ma è ok. Ah no, aspetta, ma il game è finito. Non posso più andare avanti. Stiamo per finire il game. Boh. Quindi ci portiamo mid, io tanco tutto quanto. Fate la torre. Ok, una torre va giù. Graves ah no, non sono andato. Ok. Quindi spero che il match vi sia piaciuto, vi sia servito un minimo. Se volete provare Nautilus, usatelo, ma dovete essere sicuri di avere le rune giuste. Cioè, attack speed serve per forza, o non junglate proprio niente. E la W è un reset di auto attack. Lo saprete se ci junglerete, ma ve lo dico giusto tanto per. E niente, da qui Ago è tutto e alla prossima. Ciao ciao.